Questa non l'ho mai vista neanche io. Quella è palesemente Virgil, ma va bene. Dante. Ah, proprio spoiler, come se piovesse qua mi state a fa. Ma devo vederla sta roba, perché è spoiler a stecca. Questa è la nuova waifu. Anche se devo dire, per adesso Lady e Trish, sette spalle sopra. Bella la host però. Oh, 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 che cos'è? Ho visto un panterone. Vabbè, le nostre waifu, ok. Il nostro caro Virgil, che ha il moveset del 3. Sì, ho capito. No, ma non la voglio vedere allora. E non la voglio... Cazzo, mi stai spoilerando metà delle cose, Dio Cristo. Ma vedi che io mi devo incazzare con Devil May Cry, come vi ho detto. Qualsiasi roba voi vedete di Devil May Cry 4 è spoiler. Qualsiasi. Devil May Troll, spoiler edition. No, raga, ma io per esempio non mi volevo spoilerare la nuova estetica di Trish e di Lady, Dio Madonna. Non volevo spoilerarmi troppo. Un cazzo, ogni art di questo gioco spoilera. Io posso tranquillamente dire che per adesso preferisco la Trish di questo e la Lady però del 3. La Lady del 3 è troppo bella. Nero Dante, Virgil, Lady Trish, mitico cavaliere oscuro. Vabbè, Nero e Dante. Altro spoiler, perché tu magari qua pensi io gioco soltanto nei panni di Nero. Un cazzo invece. Pure questo te devono spoilerare, Dio Cristo. Ah, beh, è vero, perché era la PlayStation 3, quindi doveva ancora creare i dati. Madonna, che bella sta roba.
Strano come inizio per un Devil May Cry, onestamente. Invece della musica rocchettona. Tanto quello mi sa che è Sparda. Years ago, the Dark Knight, Sparda, turned against his demon brethren and took up his sword for the sake of mankind. Though, despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, the fusing of both the demonic and human realms, we weak humans would have no means by which to oppose our submission. And so I ask you to unite and pray that even if such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious Savior would shelter us from the storm. Let us pray. Nero, what's wrong? I'm out of here. But it's not over yet. All this preaching's putting me to sleep. Huh? Terrorista de botto? Così? Ma perché voi ci state pure a credere che riuscite a colpire? È stata pia per il culo. Io ho paura di che cosa possono fare loro due adesso. No! Kyrie! Go with your brother and get out of here! I will return with help! You stall him until then! I won't hold my breath. Yeah.
jacked up notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. Ho capito, ma sta cazzo iniziale è devastante. Però ho capito che me lo ricordo quello del 3. Ma Dante fino a prova contraria non sparava in faccia a persone a cazzo finché non erano cattive. Quindi mi viene da pensare che lui sia venuto qua perché magari questo è un culto di persone che boh, pensano di stallo dagli angeli, ma in realtà non esistono gli angeli. Che figata come roba. A parte che quello sarà come minimo il boss finale, non è morto mai nella vita. Mi sembra strano che una cosa a cui spara Dante muore e basta. E probabilmente adesso quindi facciamo il tutorial contro Dante. Ma tra l'altro, domanda, nella cutscene iniziale c'era Dante o l'ho flashato? I guess this doesn't quite cut it. What's the point of packing a sword like that if you aren't even gonna use it? Yeah. Guarda che lo prende per il culo, brum brum. Tra l'altro la Red Queen, io lo adoro sto uomo, ma tra l'altro qua lo fanno apposta a metterti contro Dante. Qua, furbacchioni. Oh, ha una combo aerea, Nero. Fighissimo. Perché giustamente è un po' più leggero rispetto a Dante, una roba del genere. Trick up your sleeve. I thought the cat had your tongue. But if it's a trick you're looking for, try this. Looks like you too are. Hate to interrupt. Il Buster, ma è una sorta di mini Devil Trigger. Cioè sembra come se ha il braccio in costante Devil Trigger e ha dietro una sorta di Susanoo. Puoi afferrare un nemico con il Devil Bringer e scagliarlo al suolo come se fosse un giocattolo. Ah, Dio Madonna. Siete proprio due sboroni, tutti e due. So, you're looking to play, huh? All right, I guess I got some time to kill. Tough guy, huh? Well. Yeah. I think I'll have to take you down a couple notches. Whatever you say, kid. Oh, 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 oh! Oh! Che cazzo fate? È un cazzo di vizio sta cosa. Ma che è? Ma ci avete dei problemi a crocifiggerlo sto uomo? Ma Dio Cristo, ma ogni volta. Ma che cazzo fate controllare, Dio Madonna. Sarà sicuramente morto Dante. I would even go as far as to say that I underestimated your abilities. You aren't human, are you? We're the same. You and... And them. Huh?
suspect you carry something different from the others. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business beckons. Hey! Adios, kid. Dante è venuto qua a sgominare sto culto che in nome de Sparda invece sta a fare le porchettonate. Pensano che sta a fare tipo cose belle belle, in realtà stanno dalla parte dei demoni. Ma è troppo palese, Fiorella, è più probabile che sia di Virgil, perché loro qua te lo fanno apposta a fartelo vedere sgargiullo, che gli risponde sborone. Sarebbe troppo banale. You brought this here for me? Crato requested. She yearns for your touch. Thanks. This blade's the best battle companion a swordsman could wish for. Fortuna Castle, huh? That's what the witnesses said. Guy just came from hell. He's gotta hit up a couple tourist sites. Just so lightly in a time of crisis? You must capture him. Trust me, I'll get it done. Please be careful. You still haven't recovered. There's no time, and duty calls. Can't pass on an emergency. I must return to headquarters and report. Someone help me! Not so fast. Va bene, mi vuoi far capire che quel cazzo Devilbringer posso usarli come dei tappeti persiani? E quest'altra c'ha il motore, figata, madonna. Madonna, che cazzo di figata! This baby sure can't pack a punch.
Non so perché, ma perché Kiri o Kirie, o come si chiama la signorina, mi saprà di macchiettona classica, damigella perennemente in pericolo. D'altro molto stile Bayonetta, ricorda veramente tanto Vigrid questo luogo. Però vabbè, hanno voluto fare un cambio di mood, di eroina, di ragazza che sta nel gioco. Fino adesso abbiamo avuto gente cazzuta. Lei è più appunto tizia da chiesa che canta, tutta acqua e sapore. Va benissimo, rimane molto bella, per carità, in fondo alla classifica. Va bene, andiamo, perché voglio esplorare. Fatemi esplorare come si... perché Dante era un muro, palesemente. Allora, e ho una barra nuova. Però posso fare questo, questo, poi questo. Oh, madonna, c'hai veramente le combo aeree. Questa è una cosa che io sto adorando. Madonna. Va bene. La posso caricare a mano? Ok. Ah, mi dà delle cariche che si sprecano. Però non c'è una cosa tipo... Oh mio Dio, c'è! Che cazzo dici col giusto tempismo? Quindi tu puoi fare cose. Puoi fare questo e poi alzarli con il boost. Ma adoro. Qui non si può interagire? C'è una scala che porta qua per... Non le useremo mai le sfere dorate. Piuttosto che usare le sfere dorate, veramente devo essere lì che chiedo perdono, Dio Madonna. Però Madonna che bello graficamente, tra l'altro. Non l'ho commentato, ma quanto cazzo è andato avanti. Proprio nel RAW anche delle ombre, delle texture. Ma è una roba che non si crea dal cazzo di nulla. Viene da dentro il castello, quella sorta di oscurità o energia demoniaca. Porte sigillate, va bene. Mazzuola tutti con quelle rosse. Le altre sono enigmi. Va bene, però io voglio capire. Uno, due, tre. Devo impararmi a fare ste cose. Voglio imparare. Così, poi così. Tutti per te. Madonna. Madonna. E queste sono le combo base di merda. Sta cosa della combo aerea non è per un cazzo da sottovalutare. È tanta tanta roba così di base. Che tra l'altro lui non avrà gli stili, quindi immagino che si potenzieranno questi. Scusate, me lo fate adesso il tutorial della visuale. Io adesso come sono andato avanti? Ha voglia di vivere? What the hell? Eredità malefica. Sembra come se fosse un'energia sempre del Devilbringer, però che era stata separata e che era stata messa qua, per quello l'ha assorbita. Magari si è riunita. Chissà che contiene il potere di un antico male. Permette di svegliare un nuovo potere. Hellbound, aggancia un Grim Grip. Oh, c'è il rampino, quindi. Su una pedana, quindi premi cerchio. In alcune zone puoi trovare il Grim Grip. Usa lo Snatch per aggrapparti a un Grim Grip e volare da un punto all'altro. Per attivare un Grim Grip lontano devi passare sopra la pedana blu. Ci sono anche dei Grim Grip che possono essere attivati senza passare sulle pedane. Ma la vera domanda che io voglio sapere è: posso usarlo contro i nemici? Ricordo gli oggetti dietro le grate. Infatti, perché quello io volevo prendere. Oh, questo coso può... Oh! Giustamente posso grabbare le cose. No, ma adoro. Figata. Missione segreta 01. Sconfiggi tutti i nemici. Ok, fatemi provare sto rampino. Quindi io posso fare questo. Butto per terra. Lo rialzo. Combo. Sì. Cazzo dici? 1, 2, 3. Questo, questo. Oh madonna! Ma è bellissimo! Però quanto mi intriga a livello di gameplay? Perché magari non avrai gli stili come Dante. Però puoi fare robe. Saranno anche qua quei cazzo. No, oddio, sì. Sì, che c'è là sopra quella merda. Sapevo che c'era il segreto, lo sapevo. Ormai li fiuto, Dio Cristo, sti cazzo di segreti. Li sento. Oh
Però queste cose mi fanno pensare tantissimo. Ma sono riusciti a incularsi il potere di Virgil? Dio Madonna. Cioè, è tutto troppo fottutamente... Cioè, è roba sua fra un po', Dio Cristo. Ci manca che ci metti il copyright sopra. Ricordano le spadine di Virgil. Ma poi anche quella roba da cui ho preso il rampino. Era proprio quel colore lì. Cioè, a meno che non sono riusciti a prendere, boh, il potere demoniaco di Virgil. Qualcosa del genere. Però, cazzo, se questo viene post primo, lui è tornato a essere normale. Meno che ne abbiano fatto... Vabbè, tanto siamo all'inizio, che cazzo di domande mi sto a fare pure io. Tanto chissà dove cazzo è finito post ultima battaglia del primo. Comunque è un vizio di famiglia, eh. Tanto bello che ci hanno messo proprio il counter dello stile. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Salve. Perché quello che c'è scritto là sotto è proprio effettivamente i punti stile che tu fai nel livello. Perché molte volte le persone quando giocano questi i Devil May Cry pensano che devono banalmente fare le SS. Quando in realtà la S durante la combo è semplicemente un moltiplicatore dei punti che tu farai. Cioè se tu devi fare, fai 1000 punti, in B sono 1000 punti, in A sono altri tot, in S e compagnia. Qua bravi che te l'hanno messo, perché così se devi fare le S quelle più avanzate, c'hai effettivamente durante la partita un indicatore che ti dice ok, tu stai a tot punteggio, quindi come stai andando avanti, bravi. No, non è per niente un'arena, ragazzi, cosa me lo fa pensare? Let me guess. More demons. Fire's bad for the complexion. I burn easily. You never tan. When I came to this world 2,000 years ago, there was no such human as the likes of you. Want to make it another 2,000? Fire! Boni, perché sui cartelli l'hanno fatto due volte. C'è scritto Corporazione Mundus. Giustamente, Mundus comunque se l'era inculato Virgil. Quindi magari ha fatto cose con l'energia di Virgil. Questa è tutta roba di Mundus o qualcosa di collegato. C'è scritto tra l'altro là Mundus vi qualcosa corp. Ma dai, ma che figata, Dio Cristo. Non credo di poterglielo usare subito il Devilbringer. Ehi, stai calmo. Ora! Madonna! Ma che cazzo dici? E invece sì, Madonna suca, merda! Vabbè, tu sei tipo il boss più easy in assoluto, mi stai a dire. Ti ho capito, basta con sta cosa, zio, però. Ti spegni che voglio finirti in stile? Oh, vieni qua, merda! Suca! Don't ask. Damn thing drives me crazy, though. Just like he was. And he would be? I must restore my power. Hey!
Vabbè, credo a mani basse il boss iniziale più facile di Devil May Cry, onestamente. Ma io ho giocato di merda perché sono un coglione. Però Cerberus è un'altra cosa. Ti dice anche la percentuale di sfere che devi trovare. Questo, Dio Cristo, se è importante, se è un aiuto. Porca troia. Sì, vabbè, puoi anche non scattare ogni mezzo secondo, Dio Cristo, però. Madonna, piano. Cazzarola. Gnom, ogni volta diventa un cacciabombardiere. Se ci saranno delle missioni segrete così, mi ammazzo. No, qua. Bello nero! C'è una missione segreta così, ovviamente, giapponesi bastardi. Neve. Come neve? Che vuol dire? Adesso sbuca Sif. Oh, porca puttana, di nuovo voi no. Oddio, di voi bellissimi remeccati. Ma porca puttana, no. Immagino con questo. Pezzo di merda. Vieni qua, vuoi il ghiaccio? Mettiamo il ghiaccio. Mettiamo il ghiaccio, brutte merde. Di là. Yo. Non siamo in Devil May Cry 1, merda, eh? No. Però sì, minchia. Cioè, praticamente nero con sto cazzo di braccio può devastare tutti. Sono tornati Frost, che qua rispetto al primo sono molto più cuccioloni a vederli, onestamente. I owe you thanks. You're from the Order? I've never seen you before. I'm new. Gloria. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact. And none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from? It's strange. No matter the number you kill, more will come. Then I'll leave that chore to you. I've got some personal slaying to take care of. I'll join with the others. We'll take care of them. May the Savior be with you on your journey. Savior.
Invece sarei giocato le palle che avevano messo un personaggio che i tacchetti avrebbe fatto una roba del genere. Ma che sia magari un rework di Lucia, lei. Quello stavo pensando, Ale. Cioè, perché effettivamente lei mi ricorda per alcuni sprazzi molto Lucia. Poi col nome italiano, loro combattevano con Sparta per le persone. Poi devo capire quella lama dove se l'è piantata. Però dettagli, bellissima. Veramente tanto bella. Forse un po' troppo. Cioè, onestamente... sono andati leggermente più sul volgare. Siamo di nuovo in Devil May Cry 1 qua, castellone, davvero? Però ho capito perché Dante gli ha sparato. Non hai il potere di distruggere questo obelisco, solo che crea un impatto. Cioè, che crea un impatto. Le mie palle creano l'impatto a breve. Madò. Quanto mi piacciono ste cazzo di No, questo mi piace di meno. No! Nero, però sei uno stronzo! Sei uno stronzo! E non posso neanche insultarti col nome perché sennò qui ci bannano. No, Nero! 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 Lo so che ci sta la piattaforma, l'ho visto, non sono ricoglionito. È che non ci va sto stronzo. Quando quella merda, credo, si ferma lì al centro, dobbiamo andare. Deduco. Uno, due, tre. Vaffanculo. Dio madonna, che cazzo di parto. Dio Cristina d'Avena. Va bene, Xehanort ha detto che di qua non si può andare. Andiamo dritti. State buoni. Dio madonna de... le lucertole dei miei coglioni. Vieni qua. Tu. Vai a cagare. Comunque il Devilbringer è devastante. Poter stannare nemici del genere è una cosa che sui primi Devil May Cry col cazzo, eh. Sì, se c'avevi Ifrit cazzottoni sui denti, ok. Ma con tutta l'armatura di ghiaccio potevi letteralmente dalle totò sul culo stannarli. Va bom bom bom. È devastante. Didn't figure this guy for a bookworm. That's one way to get yourself shot. So, you after this guy too, or just here to catch some demons? È un angelo. Silent type, huh? Well, that's annoying. Watch for friendly banter. You want to fight? Then come on. Oh, counter il Devilbringer. E si dia giro? No. Aspetta, posso... ah, posso usarlo per andargli alle spalle. Ok. Ok. E se a te ti porto in aria? Casa mia l'aria. Empty. A demon that possessed the Order's armor. That's not a good sign. Bella sta roba, sì, se ci stanno nemici del genere li adoro. Devilbringer quindi diventerà molto molto, cioè diventerà come se fino adesso non lo fosse stato, presente nei combattimenti. Bellissima come cosa. State cazzo di Beyblade. Sì, ma la cosa che non ho capito è, vanno per cazzi loro ste cose o è dove le direziono? Perché questa è un'altra di quelle robe da gestire. No, no, vanno dove le direzioni? Porca puttana. Vabbè, ho capito dove si sono cercati di ispirare in questo Devil May Cry. Dove se ne sono andati col gameplay. Bravi. Ripeto, dopo Devil May Cry 3 non era facile la sfida di creare qualcosa che te ripigliava così tanto di nuovo. Era difficile come roba, era veramente difficile. Tanto poi tornerà appunto Dante. Però con Nero per adesso hanno fatto veramente un gran gran lavoro. Un altro demone tra l'altro. Over here.
This blizzard must be these demons. Fino a che non si stanno non puoi fargli queste cose. So this is what you really look like. You're slender than you look with a slender's mouth and mouth. Cut me some slack. I'm just not big on toads. If we don't finish this quickly, it's gonna scar me for life. Bellissimo. Bellissimo. È una rana pescatrice gigante. Adoro. Ok. Bellissimo, perché ti grabba, ti congela e lui ti si fotte. Ma adoro. Vieni qua, cucciola. Ah, ti fa la finta. Ma comunque sono bellissime le boss fight del 4. Sono bellissime. Nasty. Wait, did he say brothers? Oh, that's fair. Now I've got to fight a whole herd of these things. Sorry, pal. We're closed. Allora, tra innanzitutto ha assorbito il demone, figata, infatti cadaveri di Rusalka. Parte di un'antenna usata dal demone Bael. Chi la raccoglie trova una nuova fonte di potere. Però in realtà tutte ste cutscene, a parte che la boss fight è una figata, perché lui che appunto è una rana pescatrice che t'attira con le ragazze e compagnia e poi ti frega. Durante la boss fight fanno finta di cadere a terra, però in realtà se sono ancora belle accese vuol dire che non gli hai tolto abbastanza danno e quindi ti fanno la finta. È una figata. La boss fight è proprio bella. In Devil May Cry 4 sono, credo, più semplici. Cioè sono meno punitive, soprattutto se sei magari un po' più vet della situazione. Sono un po' più gimmickose per adesso, no? Cioè fai i danni, schiva bene e poi gli fai la Punisher. Le boss fight sono molto più sceniche perché è lui che fa ste robe incredibili. Però anche dall'altro canto ste cutscene sono bellissime, perché uno dall'inizio non ci pensa, ma noi siamo in un castello, in sto posto dove ci stanno letteralmente ste gigantesche piazze con dentro ste cose per evocare dei demoni. Cioè ci sono proprio dei pulsantoni che aprono e chiudono i portali per evocare i demoni. È una figata assurda. Questa è una cosa che uno ci passa tanto, però mi immagino, questa in realtà è una figata che loro hanno fatto a livello di storia. Perché se tu sei un veterano, sei una persona che si è giocato gli altri Devil May Cry, tu vedendo queste cose fai...
esplodi perché vedi i demoni, vedi lui che palesemente c'ha una sorta di devil trigger particolare, cominci a fare i tuoi collegamenti. Se invece sei una persona nuova che non ha mai giocato un Devil May Cry, comincia a dire: chi cazzo è Dante? Perché sta a fare ste cose? È particolare, c'ha pure lui i capelli bianchi, è il padre de nero, cazzo pippoli, gni gni gni. Vedi ste cose, dici: ah, ma quindi ci stanno gli angeli, i demoni. Cioè, hanno gestito veramente tanto bene la roba, onestamente, perché l'hanno reso magari una novità per le persone nuove, ma qualcosa di molto figo anche per i vecchi. So just how much do you know about Sparta? The story goes that Sparta served as the feudal lord of the city long ago. The people who live there today take these legends as truth and worship him just like a god. They worship a demon as a god? Peaceful worship can't be condemned. But the real problem is the order. Lately, they've been running amok, catching demons, and have even butted in on some of my jobs. Maybe they're starting a zoo. Not just demons. They've also been targeting devil arms, like the ones you have. Okay, then, a museum. So what? Well, what if their intentions are foul, and there's a diabolical plan behind these apparently random acts? Well then, I'd have something to keep me occupied, and... Trish! Try not to keep us waiting, Dante. Yeah. Don't be late for the party. Yep. This is gonna get ugly. Staccazzine oro, eh. Staccazzine fottutamente oro. Tra l'altro si vede che con l'avvento della PlayStation 3, della Jiggle Physics, qualsiasi cosa che loro hanno mentre camminano, tutto. Non c'è un reggiseno sportivo neanche a pagarlo oro, Dio Cristo. Ma c'è bisogno di mettermi le tette di Lady in faccia? Perché ci devono sta quelle pocce lì, Dio Cristo? Cosa vuol dire? Però allora, Trish ha avuto un glow up della Madonna. Cioè, proprio bellissima. Cioè, ha avuto un'esplosione che, vabbè, per carità, il primo era pure molto più indietro rispetto al terzo, quindi Lady ci ha avuto magari un'entrata molto più facilitata. Però Trish veramente l'hanno rifatta bellissima. Veramente, veramente tanto figa. Ti fanno vedere, tra l'altro, che loro tre lavorano insieme, che sono tutti coccoloni, che si mangiano la pizza e la fottono a Dante. Lady invece è un po' calata. Ma guardala! Però sì, continuo a dirlo. Stai calmo, Dante! Questa sembra un po' quasi la scusa sul 3 del non farti usare Lady e te la fanno usare qui. Necessari 3 livelli di indicatore esplosione per questo attacco esplosivo. Ha tipo una sorta di suo Devil Trigger. Che bello. Con le granate della seconda. Ma guarda che bella la barra della vita unica. Che quando spari ti fa vedere... Ah, ma che belle ste cose, Dio Cristo. Vieni qua, Dante, con la doppietta. Ah.
Oh Cristo Dio, un'altra volta sto tipo di nemico. No, te prego, che palle. Quindi che entrerà nei muri e tutto quanto. Allora, capiamoli, perché questi sono nuovi e questi paradossalmente sono un gran piccolo dito nel culo, se uno non li capisce. Ah! Ah! Perché il Devil Bringer assorbe l'energia demoniaca. Gli devi togliere il mantello a ste merde. Vieni qua, piccolo schifo. Scusate, quando capisci il nemico. Bellissimo. Ho trovato nella mia esplorazione la missione segreta 11, che sta nel capitolo 3. Nel capitolo 3 c'è tipo un salto gigantesco che sono riuscito a fare. E c'era missione segreta 11. Ero tipo, ma che cazzo stai a di? Ma che vuol di? Na Quest 3 mi metti una roba così avanzata e c'era della roba che non ho capito. Quindi o Nero a un certo punto diventerà un cacciabombardiere o io non so. Specchio. Comunque che bella sta cosa. È un'idea fighissima sta cosa della mano per trovare i segreti. Oddio, guarda dove cazzo siamo rispawnati. Bello, sta cosa quanto devi Megrai 1 che se sta ricollega piano piano tutto. Bellissima, cavolo. Ah, perché adesso questa verrà sparata a quell'altro robo dall'altra parte. Madonna. Togliamo il mantello. 1, 2, 3. Risali. Doppio salto, risaliamo. Madonna Nero, quanto mi piace per ste cazzate, Dio Cristo. Però mi date dei nemici base, perché vorrei tornare un attimo nel mood per imparare a combare. Minchia, guarda, queste le hanno messe apposta per chi se le deve prendere tutte per fare le S. Bastardi maledetti. Questa l'ho masterata, però devo farla perfetta. Mi manca quel tassello extra per adesso. Riesco a fare una carica, ma non tre. E questa è una cosa che mi dispiace, perché c'è un tempismo molto specifico. Questa cosa quanto Resident Evil. Andiamo nei laboratori dell'Umbrella de botto. Stanni Carrador? Laboratorio sotterraneo, aspettate che davvero. You have awakened. Credo. My men are currently in pursuit of Dante. It is only a matter of time before his location is revealed. He came to us. It was fortunate I was able to participate in the ascension ceremony. Ah. His Holiness! You look magnificent! You sent that cocky kid Nero to find Dante? You question my command? Yes! What shall befall me? Should he stumble upon my research facility? Our priority is to capture Dante. Why, you... Credo. Yes, Your Holiness. Gather everyone. I must ease their minds on this matter. Of course.
e sembra veramente il virus T. Cioè, cazzo, le venature nere pure. Però bella come roba. Madonna. Hanno fatto un bel salto in avanti. Cioè, mi piace tutta questa estetica che hanno avuto nel 4. Oh, 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 oh. Vedo 4 pixel di merda. Me l'ha chiamato, credo. Ho visto una sorta di Elsa particolare. Damn it. Nemici nuovi. Ma aspettavo tornasse Jester. No, non devi prendere la spadate quella cazzo. Che oddio, no, nemici di sto tipo. Ma che cazzo però. Capisci perché io in 3 non li capisco. Credo che sia semplicemente un nemico noioso. Quando esce fuori lo puoi grabbare con questo per fermarlo e farlo cadere fuori. O mentre gira e non ha la lama rossa, quando è azzurra puoi colpirlo per farlo cacciare fuori. Ma giustamente è più difficile perché è più veloce. Mi sa semplicemente di nemico dito in culo. Cazzo di gioco dell'oca gigante demoniaco. Che ci sta a modo per fare quello che cazzo voglio fare. Cioè il dado non è random manco per il cazzo. Sicuro, conoscendo un gioco come questo. Forse è quello che sta sopra, quello che esce. 1, 4, 2, 6. 1, 4, 2, 6. Sì, è quello sopra. Ti pareva, brutto coglione, che non ho contato. Stronzo me. Ho vinto, ma a quale costo? Io mi immagino una persona che non capisce sta roba. Continuo a fare fight su fight, a bestemmiare come Cristo. Ma perché c'è questa roba da loro? Il Machiavelli di Devil May Cry ha fatto il gioco dell'oca demoniaco. Ha detto, ma sì, perché no? So, you've come just as I'd expected. Huh. Who the hell are you? I am Agnus. Working in secrecy, very few are privy to my existence. Funny, to figure an order official out for a stroll in a hellhole kind of place like this. Hellhole? Watch your words! Just as foul mouth as I had heard, the rumors proved true. As with the new ones concerning your demise. Don't you think that's a little harsh? Killing me because of the way I talk? great. More demons. This is all Kratos doing. It was Kratos who ordered you to follow Dante. It was Kratos who brought you here. Dante? You mean the man that killed His Holiness? What the hell's going on here? I don't have to answer to you, for you are already as good as dead. I beg to differ. Ma che Dante sia venuto qua a riprendersi la chiamata del fratello? Sì, ma non vi mettete in mezzo ai coglioni, piccioni delle palle. That's the mark power. How can it be? Look who's talking, jackass. Answer my question. What the hell's going on here? How profound. It's magnificent. Okay, did you even hear me? If you want answers, then I shall give them to you. It has only been a few years since I began this research. Could we isolate and bind demonic power? It could enable us to conquer the world. And that is the wish of His Holiness. What a crock. And you may as well ditch the efforts, pal, because His Holiness is dead. Ah, but His Holiness has been reborn as an angel. An angel. And soon, so shall I
see what just a small fraction of my research has yielded? Look how beautiful this white armor stands. You have no idea the hardship to make just one armor come to life. I had to capture and control countless demons to harness their souls. Summoning them alone was almost an insurmountable task. Summoning? So it was you who made the gate? Yes, yes, the Hellgate. I created it merely as a reference and substitution for the real gate. But after utilizing an extremely powerful devil's arm, it proved sufficient. What the hell are you talking about? You should rest. Soon, you shall be my next subject of experimentation, so that I can learn a little something from you. And that arm. Never. Take him out. I should get back to headquarters. If what Ogner said is true, Kratos must have known something. Ho riso anche perché mi immaginavo Dante vedendo Nero che sviene. First time.
Cioè, era veramente, sarebbe stato oro. Però minchia, vedi, questa è la solita cosa che vi dico. Se sei un player nuovo, ti prende la scimmia di capire, di farti punti interrogativi. Se sei un giocatore invece che si è giocato il primo e il terzo, qua sborri, perché qua capisci, I need more power, no? Quelle robe così. Così fai un gioco intrigante per quelli nuovi da scoprire e per i vecchi sborra, fighissimo. Yamato, spada dai tremendi poteri magici, dona Nero nuovi poteri. Mo lasciamo perdere che uno dice azzecca o non azzecca che Virgil e compagnia, però mi sembra strano Virgil che fa un figlio. Cioè onestamente il tipo che sta a pensare sempre al potere, dice ogni tanto c'aveva voglia pure lui di inzuppare il biscotto, ha trovato una mega boh, ha trovato Lady ultra cazzuta e via. Ma c'era bisogno di farmi fare tutta la via all'indietro? Fammi una cutscene Nero che fa pipiripiri e torna, no? No, bisogna camminare. E camminiamo. Spero che non sia uno di quei momenti dove in realtà sto sbagliando via, mi sto rifà tutta la mappa, ma non serve a un Chollibus di niente. Lo spero vivamente, perché mi incazzo che è successo tipo in ogni Devil May Cry almeno una volta. Sì, come minimo Ale, ho questo terrore io, che adesso io sto facendo tutta sta via, ma in realtà dovevo girare a destra e basta. Sì, ma qua non c'era la... Dovevo girare veramente a destra? Dai, non credo che si potesse tornare così tanto indietro. Porca di quella puttana. Con questo rumore di oceano sembra Kingdom. Dove cazzo devo andare? Cazzo, sono un coglione. Perché lo sapete che cosa ha detto il mio cervello? Ha detto: noi siamo usciti dalla cascata. Mi sono dimenticato che ci dovevo entrare nella cascata. Ma per Dio, Devil May Cry, è bello che posso tornare all'inizio della prima cazzo di missione. Ok, ma cazzarola, fermami. Fammi fare uno squillo da Kiri o come cazzo si chiama quell'altra stronza. Oh, ma perché stai a tornare in città? Non c'entra il cazzo. Non lo so. Non lo so. Che cazzo? Che cazzo? Sviluppatori delle mie palle. Belli. Coccoloni. Ok. Cazzarola. Fai rottura della quarta parete. Mi chiama lo sviluppatore del gioco. Mi fa: zio, ma che cazzo stai a fa? E basta. No, ma me lo ricordo dov'è quella cascata di merda. Il fatto che non avevo pensato che dovessimo andare alla cascata. Allora, andiamo nella Batcaverna. Benvenuti a Pandora. A forest? What the hell is this? Must be the effect of the gate. Sorry, kid. This is gonna have to wait. How much could he really know? Bello come pure Dante lo dice per il meme. Saranno i portali demoniaci. Perché magari, boh, sono i domini dei demoni. Erano nell'era glaciale 2 metri fa e adesso siamo al centro della terra. Palese meme. Chissà perché 45 minuti. Forse perché sono andato all'altra parte della cazzo di mappa? No, assolutamente. Gloria, ci sei di nuovo tu? Guascone. Che tanto riguardando la cazzini mi ha ricordato un botto Trish per gli occhi. C'ha quei cazzo di occhi glaciali. C'ha dei cazzo di occhi glaciali. Sono bellissimi, Dio Madonna. And that's the situation so far. You knew it all along! How dare you raise your voice in the presence of His Holiness? That arrogant kid possesses demonic power! Absurd! Absurd? Don't play me a fool! Is he not your subordinate? He resurrected Yamato! It's your fault! It's your responsibility! Traitor? Yes, Your Holiness. Can you apprehend this boy? If that is your wish. Though who will then track Dante? I will find Dante. You can guarantee his capture, then? Absolutely. It's good to see Your Holiness has recovered. Is she reliable? She once brought us the sword Sparta, and hastened the completion of our savior. But she remains almost a stranger to us all.
Which will only concern us should a situation arise. As for her identity, I have already investigated. Now, Credo, find us Nero and Yamato and bring them back to me. As you wish, Your Holiness. That menace Nero appears to be quite close to Credo's sister, Kyrie. More than once, he called out her name. Minchia, neanche a farla apposta l'avrò detto quando, 20 minuti fa, una roba del genere. Quella non è che, gli occhi mi ricordano la nostra cara guascona. Lei è la nostra cara guascona. Si è infiltrata, ma palesemente, è Trish. Però posso dire una cosa, a parte che è un demone, quindi se potrà cambiare aspetto, qualche cazzo, Trish sarà pure particolare a modo suo. Però forse un po' troppo con Gloria, potevano mettere, so che fa strano sentirlo, ma un po' meno. Cioè, già la Jiggle Physics, vabbè, PlayStation 3 aveva fatto il suo arrivo. Però lei praticamente va in giro a potenze di fuori. Ma bellissimo se tutti i nemici nuovi si fanno perché i nemici base si uniscono ad altri demoni. Sarebbe molto figo. Guarda che quando sono vulnerabili gli para il culo. Ma adoro. Sono due entità separate insieme. Madonna, ma che bello, è un serpente pianta. Guarda, è bello ora che ci penso, sì. Cioè, ogni zona c'ha il suo bioma. Il primo, il fuoco, che era la miniera. Poi c'era il ghiaccio con la rana da rocca. E adesso c'è questo. Cosa cazzo prendi a cazzotti? È un pisello tarocco. È una palma gigante volante. Sorry, but having you around is more than enough. Your insignificant insults have no effect on me, though I will tear your body to shreds! Smash! Namo! Salve! Oi! Buona!
Vieni qua! Vieni qua! Cucciolona! Sapevo che si poteva fa. Però giustamente si chiude. Che figa. Che figa, Dio Cristo. Don't step up if you're not gonna put up a decent fight. Didn't your mom ever tell you not to litter? Però sapete qual è la cosa bellissima quasi delle due facce della medaglia? Che Dante, nonostante ci facesse a botte, poi i demoni gli davano di loro volontà il potere, le armi. Lui invece, col fatto che è figlio di Virgil, sembra quasi come se se lo prende de forza, no? Perché gli stacca le robe, li assorbe. Ed è una figata assurda. Ed è bellissima come boss fight, perché ogni demone c'ha anche la sua versione tipo in sorta risveglio, no? Che diventano più incazzati. È veramente figo. Eh sì. No, cazzo. Abbiamo fatto A. Abbiamo fatto S. That's a look you shoot your enemy. Okay. Well, then let me ask you this. What exactly is the Order after? And who the hell is Dante? You do not demand answers from me! You possess the power of a demon. Back down. I don't want to hurt you. I won't do that to Kyrie. Hurt me? You don't get it, do you? You too. I have been chosen to take the next step in evolution. To become something far more than just human. I am an angel! Wrong, Kratos. All that you've become is a demon. As captain of the Holy Knights, you are now under arrest. It is the wish of His Holiness! Allora, la cosa che adoro degli angeli è che hanno mantenuto quella minima parte dell'estetica di Devil May Cry 1, di tutti quei canali di energia blu. La adoro sta cosa, perché appunto ti si ricollega veramente bene. Però che figo, Dio Cristo. Andiamo!
out of my sight. Credo dovresti fare un po' meglio, mi sa. No? Suca la merda, no. Che bello, fai i ferri, stronzo. Fai i ferri. Ok. Lo fai anche doppio. Ferri rampino. Possiamo dire che quello scudo mi ha scartavetrato i coglioni? Possiamo dirlo? Quello è laterale. Va bene. Fool me once, fool me twice. Fool me twice, no. Se sta per rompe, è diventato rosso. Lo rompiamo? Mi sa invece desi, stronzo. Ci avrai sicuramente la seconda fase, ma sicuro. Isn't what you think. Why? Why did you do this? It was our intentions to protect you from the truth. Nero is a demon. You son of a... Nero! Not to worry. I have no intentions of harming her. Yet... Though, it would appear, your attachment extends beyond friendship. She has nothing to do with this! Let her go! Agnus! How dare you use my sister? This is my fight, and I will finish it. Let her go. His Holiness predicted your defeat. And so ordered that your sister be utilized. What? If you want her, then come and get her. For I cannot guarantee her fate. His Holiness. Use Kyrie. Where is he taking her? Back to headquarters? I'd assume so. Nero, we must set aside this battle.
until I find out the truth of this. Comunque l'intelligenza non è di famiglia, eh? E ci siamo fottuti il suo scudo, Egida, scudo appartenente a Credo. Chi lo raccoglie trova una nuova fonte di potere. Ma è adottato. No, ma non sto parlando di Nero, io sto parlando di Credo e della sorella, che sono tutti e due rincoglioniti come delle merde, perché quell'altra si è poppata qua davanti. Oh mio Dio, Nero, cosa stai facendo? Fino a 2 minuti prima il fratello mi stava a piappizze sul culo fortissimo, Dio Cristo. Che cazzo stai a far, Nero? A me stai a piappire il culo. Che tra l'altro Agnus credo che ricorda che è la cosa che più si avvicina a Sparda, perché Sparda è un bagarozzo gigante, no? È tipo uno scarabeo, non mi ricordo cosa. Lui, tra le corna, le ali, lo ricorda tanto. Come la uso la Egida? Stanno a lottare tra di loro. È un nuovo tipo di angelo. Ah, che è come Credo con lo scudo. Bellissimo. Vabbè, ok, una German suplex, così. Giustamente una chiave per aprire quelle robe. Sembra una clessidra in realtà. Chiave di Crono, composta da energie magiche concentrate, permette di manipolare lo spazio e il tempo. Ok. Ah, è giustamente un orologio. So you've come. What have you done to Kyrie? Why don't you check and find out? But don't expect me to be as easy on you as I was last time. If I have to kill you to save Kyrie, let's roll! Veramente mi piace un botto il fatto che tipo il Devil Trigger di Nero sia tipo sta sorta di roba lucertoloide, no? C'ha le scaglie, c'avevi Sparda che invece era un insettone, Vergil e Dante lasciamo perdere. Adoro sta cosa, quindi uno c'ha proprio, che ne so, una roba da cui prende. Paura, Potter. Time to die. Time to die. Procede a essere stannato. Vieni qua. Dammi a spasso. Madonna, che bello che fa ste prese da wrestling. Adoro, Dio Cristo. Samuel, I will kill you. I will kill you. Is that all you got? I think it's time to put you out of your misery. That's enough, Agnus. Go and prepare for activation. Right away.
appunti stile quando ho fatto S. Ma che cazzo stai a dire? Oh, Cristo Dio, il momento di Resident Evil 4. Nemico nuovo? Ah no, cagamento di minchia vecchio. Ma che sei bello. Allora, però ho capito dove vuole andarsene a fanculo Devil May Cry 4. Cioè mi vuole mettere i gruppi dove ci stanno gli stronzetti e l'alfa degli stronzetti praticamente. Questa è una cosa fighissima, ma non per me che sono tornato dopo una settimana, Dio Cristo. German joined the hunt, ma davvero. E anche a te il mantellino, semplicemente. Colpisci un laser, torniamo a casa mia, veramente. A quando è nato Nero? What took you so long? You. What are you doing here? Forget it. I don't have time for this. And neither do I. So I'll cut to the chase. I'm here for the sword. Point being, It was originally my brother's. Return it to me, and I'll let you go, kid. Kid, well, if that's how you see me, I think you'll blush a pretty pink when I kick your ass. Oh, helpful hint. Take a tip from your elders. Non è né Nero Angelo, Virgil, è il suo Devil Trigger, perché è uguale al suo braccio. È essenzialmente, è come se succedesse a Dante. Dante c'ha il suo Devil Trigger dietro che gli fa tipo stand. Cioè quello è come sarà il suo Devil Trigger quando magari si potrà completamente trasformare. Quindi vero fight contro Dante? Mi becca perfetto. Lui giustamente non lo posso portare a me. Guarda come mi intercetta. Ma ho capito. Mi intercetta. La volevi la boss fight contro Dante? Eccola. Anche se è stronzo, eh. Bastardino, ti prende per il culo ed è una manna. Più che altro ti perria tutto. C'ha un input reading della madonna sto signorino. Devi anticiparlo o baitarlo. Devi cercare i modi per stannarlo. No, dai. Ma è invulnerabile mentre fa quell'animazione. Ma che cazzo vuol dire? Ma è un'apertura che c'ho, lo rende invulnerabile. Oh, che cosa? Attivato il Royal Guard. No, no. Attivato il Royal Guard qualcosa. Il suo Stinger è più veloce. Ha usato Gunslinger. Che bello, Dio Cristo. E perria questo, su. You cooled off yet, kid? What's the matter? Why the glare? You look as if you've just been playing me from the beginning. That sword was used to separate our world from the demons. I can't have something of that kind of power floating around now, can I? It's gotta stay in the family.
I need this. Then keep it. Now that you're calm and cool, get going. Hey! What's your name? Nero. You're Dante, right? Not a bad name. Neither is yours. That regal look suits you. I dress to impress. Are you sure you want to let him go? Yeah, I figure he can bear the burden. I know it's not my business, but this could get ugly. Well, if the kid screws up, then I'll just have to kick his ass. Allora, bello come ti facciano notare in tutto e per tutto che Gloria non abbia le mutande. Cercano di fartelo vedere in ogni cutscene. Proprio ti dicono, guarda, la vedi sta spaccatura che arriva fino a qua? Non c'è mutanda. Devi mostrare tutta la Gloria, no? Però, la boss fight di Dante, per quanto sia bellissima, e ho capito il senso che ti vogliono dare del lui gioca con te, lui è Dante. È Dante, Dio Cristo, non è uno stronzo, è Dante. Ci stanno delle robe che sono fastidiose, che sono quasi al livello dell'ingiusto, perché già l'input reading posso forse capirlo. Però quando io c'ho dei momenti in cui c'ho delle aperture, quindi che riesco a colpirlo, non me lo devi rendere invulnerabile. Cioè, mentre lo colpisco lui vola via, non è che per tutta quell'animazione lui è invulnerabile. Non c'ha senso. Perché se io sono stato bravo a riuscire a entrare, a riuscire a fargli appunto dei danni, mi devi dare la possibilità di punirlo. Perché poi lui fa anche tanto male, te lo fanno vedere che utilizza tutti gli stili. C'ha queste due tre cosettine che sono fastidiose. Che l'input reading io capisco perché l'hanno messo per farti capire che è Dante, no? Che ti fa i parry, che ti predicta, che ti anticipa, che ti si scopa forte, no? Pure sta cutscene bellissima, perché sembra quasi che Dante capisca, anzi probabilmente lo sa, che è de famiglia, oppure l'ha capito da quel modo che ha avuto di comportarsi. Però non mi fate però che il boss finale è una gigantesca statua angelica, perché mi ricorda Devil May Cry 1, bello, ma porca troia. Sì che invece questo è il cazzo di boss finale. Già vedi i punti deboli. Questi due bei rubettoni neri saranno accesi. Oh, ma sicuro. Ma sicuro. Come l'oro proprio. Ah, una gigantesca statua simil Sparda. Is it not beautiful? I think we've got a difference of opinion on that one. How unfortunate. Kyrie. Is it not your wish to become one with her? Within the Savior, your mortal bodies will combine, melting into one to manifest and create his core, a thing of utter and pure beauty. Go blow yourself. I'm here to save you. Please trust me. I'm afraid you are too late. But, although still incomplete, this is your chance to catch a glimpse of the true power of our Savior. Yeah.
Ma sto veramente affrontando Papa Francesco ingazzato come una faina o so io? Ma quindi lui sta utilizzando Kirie perché sarebbe molto quella cosa simil usare Lady nel 3 perché boh è qualche sacerdotessa umana fighissima. Ma più che concentrazione lo schifo. Onestamente. Abbiamo finito con sta prima fase fatta col buco del culo. Grazie. Allontaniamoci così fa qualche mossa. Esattamente. È questo il modo per grarlo. Salute a man who carries the blood of Sparta. While not in Dante's league, you still presented a harder fight than I had anticipated. Dante? I had originally intended to absorb him into our savior. But circumstance presenting, I'd rather choose the option at hand. Unfortunately, you did not anticipate a descendant of Sparta's blood. And because of this boy, you have been outwitted and the savior will be completed. I don't know. I'd wager this kid still got some life in him. You fool! Escape is now impossible! The creation cannot be stopped! Hey, kid! You giving up so soon? My options are limited. So melodramatic. Besides, if you die without giving my sword back, I'm gonna be pissed. Then come and get it. What a punk.
failed to save you. Cazzo, è il momento Kingdom Hearts del botto, ma che è? Check it out. It's got wings. The design shows terrible taste. Hey, where's that thing going? It's not complete yet, is it? It is in his heart to save the world from chaos. He will begin by driving it out. Now he has what he needs. Yamato. Spotty used it to seal the Hellgate from the demon world. The sword is the key to opening the Hellgate. The real Hellgate. That lies dormant beneath this city. The sword that separates the human world from the demon world. I think you, the son of the Dark Knight Sparta, are the only one who can stop the Savior now. Dante. Looks like you've got a rep to live up to. Looks that way. Please, honor one last request. Save them. Kirie and Nero. Do it. I wouldn't want to deny anyone their dying request. I'll sweep the city and evacuate the people. Hey, is this your way of ditching and dumping this mess? You want to switch? It's cool. Let's stick to the plan. Anche se cazzo veramente. Cioè io ho capito che era l'epoca della Jiggle Physics, però ogni volta che si muove Trish non è possibile. Cioè vabbè che non c'hai il reggiseno, ho capito, ma Dio Madonna, ma se prende qualcuno in faccia lo ammazza, Dio Cristo. Se fosse partita Sanctuary di Kingdom Hearts sarebbe stato uguale. Ma davvero, ma più cazzo sapete che è? Ma in tutto questo Lady dove cazzo è? Perché giustamente all'inizio gli ha detto guarda non fare tardi. Spoiler, ha fatto tardi Lady, perché Lady sta come nel 3. Invece di farsi portare da Dante sopra, sta con il rampino. Lei ha preso la macchina. Lei sta con la macchinina. Sta arrivando, perché se non si spiega. Lend me your ears and fangs. Destroy this world so that the true utopia can be born. Judgment Day has arrived!
Mi sta a dire che ci rifaremo tutta la mappa con Dante. Figo, sto a capire che cosa stanno a fa. Bella, bella. Do not fear. Our savior has come for us to deliver us salvation. We must repent and rejoice, for the world has not yet come to an end. Signorino, giusto per dirlo, mentre dice: ah, vi salverò io per la fede e tutto, non cominciare a ridere come Kira, perché se ne è controproduttivo. Vi prego, non mi dite che questo dovrebbe essere il costume da Sparda, che Sparda è così. Questo è Sparda umano, lo sapevo. Che cosa cazzo sto vedendo? State calmi. Madonna. Lo sapete l'unico problema mio adesso quale sarà? È che sono abituato a Nero. Quindi adesso penso di avere il rampino. Ma io non ce l'ho il rampino. Minchia, sono le combo del 3 davvero. Tanto c'è la musica simile a quella del 3, eh. Non ho... vero, non ho quella cosa, me lo sono dimenticato. Arca puttana, ragazzi. Madonna, in Devil Trigger è un toro. Faccio quella roba per fare con la Queen, ma non ho la Queen. Ho la Rebellion. Cioè, ti fa capire anche quanto il gioco sia strutturato molto di più verso Nero. Cioè, diciamo che hanno voluto, da una parte, semplificarti delle cose con i nemici, perché Dante fa appunto più male. Ma, giustamente, Dante non ha il Devilbringer. No, non è che non sono felice. Ecco, ho capito perché gli hanno dato più danno a Dante. Perché si vede tantissimo che il gioco è strutturato per essere giocato da Nero. Che può stannarli, buster, sbaducchiare a destra e a sinistra. Dante ti può rispondere, appunto, con i 1500 stili, perché quelli, immagino che tu quasi sei un maestro del Royal Guard, e flagri tutto, no? Il trickster ti dà un sacco di mobility. You order the sword, huh? Yes. Are you familiar with them? Sorry, religion and I don't mix. It's a small congregation that gathers in the castle town of Fortuna. I guess the only people who would have heard of it are the ones who take interest in this type of thing. Like you. Exactly. So just how much do you know about Sparda? Well, from what I can figure, there's a lot of confusion surrounding them. The story goes that Sparda served as the feudal lord of the city long ago. The people who live there today take these legends as truth and worship him, just like a god. They worship a demon as a god? Peaceful worship can't be condemned. But the real problem is the order. Lately, they've been running amok, catching demons, and have even butted in on some of my jobs. Maybe they're starting a zoo. Not just demons. They've also been targeting devil arms, like the ones you have.
Okay, then, a museum. So what? Well, what if their intentions are foul? And there's a diabolical plan behind these apparently random acts? Well then, I'd have something to keep me occupied and... Trish! Things always gotta be complicated. Qua potevano fare allora qualche cosa figa. Cioè, col fatto che lui non ha le altre armi, potevano farti incontrare magari dei sorta di angeli ispirati a Rudra, Igni, alla signorina con la chitarra. Sarebbe stato molto figo. Anche se posso dire una cosa, sono onesto, sono fregne tutte e due, Trish e Lady. Bellissime, patatissime. Meno Dio Cristo. Ma perché sempre qua sulle tette, qua su sto bel primo piano, qua te lo mettono. Ti fanno anche l'inquadratura perfetta per non metterti i sottotitoli in mezzo ai coglioni, ma per metterti anche il personaggio. Ho capito. Son belle, sì. Son cazzo belle, va benissimo. Pure meno. Cioè ti fanno proprio la cosa del Nero l'ha affrontati da stronzetto, da newbetto. Dante li affronta sul serio. Una roba del genere. Got your attention. I was beginning to feel a little ignored. You may jest, but the kindest fate I offer is to unify and spend eternity with a child of mine. Yeah! As appealing as that sounds, I think I'll pass. Though a fight every now and then does make life a little more interesting, don't you think? Yeah.
No, ce l'ho dietro. Leppa, cazzo, mi ha preso comunque. I think that look suits you better. One down. To go. Ah, Gilgamesh, bellissimo il nome. Io questo avevo paura e mi eccita tantissimo come cosa. Il fatto che se adesso noi andiamo a battere altri boss, abbiamo solo la Rebellion, un cazzo abbiamo solo la Rebellion. Arca troia. In alcune combe è molto più veloce di Nero. Quello sì, ma perché in realtà è tutta una questione di cambio di stili. Perché cambiare gli stili ti fa tante cancellazioni di animazione che sono molto molto comode. Dante, una volta che tu capisci cosa infilare, come, è tremendo, è fighissimo, perché Trickster ti dà una velocità di Cristo, Royal Guard ti dà una difesa della Madonna, e invece il Swordmaster ti permette di deflagrare tutto. Gilgamesh, arma demoniaca che assorbe materiale organico, lo trasforma in acciaio, può avere un impatto devastante, ma poi guarda che bella, cazzo, che gli mette anche la mascherina. Minchia, ma questo diventa un puttanaio se adesso possiamo avere pure, vuol dire che questo è un costante girare questo, di qua girare quest'altro, e questo si adatta anche che altri... Allora, no, penso soltanto allo Swordmaster. Va bene, sì, è simile. Oh, se potrà caricare in qualsiasi... Madonna, guarda che bello, perché la rotella che gira gli dai. Roba cinetica. Madonna. La missione 14, che a quanto pare è una delle missioni più lunghe, da quel che mi avete detto, e anche più rottura di coglioni. Oh, cazzo, è una roba che ogni tot mi cercherà di mangiare dietro al culo. Ah, se possono ammazzare, meno male. C'ho il vago presentimento che rispawnano. Ah, c'è proprio la gioia qua, vedo. Conto odio per questa parte del gioco. Ma sì, ma perché immagino che se quel coso mi acchiappa, non credo mi fa solo danni, vero? Mi porterà sicuramente da qualche parte. Oh, meno male che... Beh, vabbè, e quanti di sti cristi di Dio ci devono stare? Ho capito un attimo. C'è pure meno. Porca puttana! No! No! Madonna, meno male che ho fatto sta cazzo di mossa. Me lo sentivo che mi saliva su per una gamba, che sto stronzo mi arrivava sotto al culo. L'ho predictato fortissimo. Scusate, ma chi cazzo mi ha detto che questa missione era lunghissima? Ci abbiamo messo 10 minuti. Yeah.
Ma è tipo, non è un Frost, ma è una variante di Frost elettrica. Allora, tu ogni tanto arrivi. Oh, è andato in rage. Uno zinocre, praticamente. Madonna, questo... Piccolo toretto, eh. Ah, cazzo, mi ha preso. Minchia, sta cazzo di... Ah, perché quando sta per morire va tipo di suicidio. Quando sta per morire diventa una cazzo di bomba. Quella è una roba che ti punisce tantissimo se te prende, ma se no si ammazza. Porca puttana, bello però. Ah, guarda dove cazzo... Madonna, ma che figata. Ecco perché quello specchio di merda non si può rompere, perché era un altro shortcut. Ah, cazzo. Pensavo d'essere entrato bene. Pensavo d'essere entrato bene. Salve. Che bello, madonna. Quanto lo amo, Dante. Quanto cazzo lo amo. Mi posso teletrasportare con il Trickster. Attacca. Ok. Ah, m'ha colpito? No, che culo. Qua il gioco m'ha dato... M'ha parato il culo, Qua il gioco m'ha parato il culo perché la mamma avrebbe dovuto colpire. Trickster per la vita. Ma qua il bello non è che è Trickster per la vita. Qua è mischiare tutto per la vita. Qua è mischiare tutto perché poter fare con questo una roba del genere che porta in alto, mischiarlo con questo che poi lo scaccia via, inseguirlo col Trickster, devastante. Queste cose, sapete che cosa mi ricordano? Mi ricordano tanto tipo i picchiaduro, no? Quando tu cominci a entrare nella mentalità del picchiaduro, capire come funzionano determinate cose, tu cominci a vedere, ok, qua ci posso attaccare un'altra combo, qua ci posso attaccare un'altra mossa. Ed è una cosa che adoro. Mo immagino Dante con queste due signorine che cazzo può fare. Già rosse? Baby, yeah! All right! Nice! Sweet! You can hide that body, but that smell, ooh, there's no covering up. Accept me one more time and I will make you suffer more than you have capital. I'd actually like to see you try that. Peccato, mi sa che non si può scappare sta cosa allora. Ah, cazzo, mi ha preso. Fanculo.
sono su Ticino, sono. Ma ripreso, fa un doppio mozzico. Sono un sudicino. He wasn't kidding. It's like an all-you-can-eat buffet. Una valigia che può diventare tante armi. Ispirata al vaso di Pandora. Pandora! Lo sapevo! Quando ho visto che l'aperto stava per esplodere tutto. Palese cheat. Tra l'altro, tre occhi. Tre occhi sulla valigia. Arma degli inferi che può assumere 666 forme diverse. È in grado di decimare decine di nemici in un attimo. Bellissima. Grazie Dante, veramente, dal cuore Dante, grazie. Qua bisogna stare attenti, qua c'è un segreto. Tra l'altro bello perché con Nero ti danno la manina per impararti i luoghi, per semplificarti. Con Dante, se te li ricordi, puoi fare i punticini. Madonna, che bello quando rientri nel flow. È proprio bello, cazzo. Siete dei giapponesi. Questi sono i worg di Dragon's Dogma. I cani del cazzo che ti sparano la palla di fuoco. Vedete che la mia teoria del tutto di sta cosa dei giapponesi è vera? Cazzarola, sono uguali. È proprio quello. Madonna, sì. Guarda che fanno pure la stessa emote. Fanno la stessa cazzo di animazione. Dio Cristo. I Segugi Infernali, Elda, esatto. O come io li chiamo worg, anche se non è quello il nome. Lo fanno per farti sentire a casa. No, no, per carità, io non è che sono problemi cose, ma ci sono quei momenti in cui tu fai tipo meme di Spider-Man. Tu vedi proprio delle cose che dici, cazzo, ma questo proprio hanno preso il file dell'animazione. Hanno fatto CTRL-C, CTRL-V. Sì, ma secondo me hanno un server star. Raga, se vi servono delle animazioni per dei lupi che magari sparano palle dal culo, qua c'è un file. You don't say. Wish you would have noticed me earlier. Now my coat's all charred. The infamous son of Sparta. I will avenge my compatriot slain by your sword. You
surpass my abilities. How shameful. You can stay and die. Or you can walk your ugly ass back through that gate. It's your call, pal. I've retreated once, and will not do so again. That's a letdown. I was hoping for a bit more than just a few sparks. So big from where I'm standing. Now it's just you and me, Mr. Savior. Lucifer, arma infernale di evocare un numero infinito di lame esplosive che fluttuano nell'aria. Madonna, guarda che bello. In questo comunque hanno tirato parecchio con gli esoscheletri. Cioè, vedo che gli è piaciuto tanto il mettere roba attorno a Dante, no? Lama più ingiustamente sottovalutata del brand insieme a Nevan. Beh, ma perché saranno quelle armi magari hard to master, ma una volta che l'hai fatto ci devasti tutto. Ho capito, ma questa è una porcata. Se c'ho davanti qualcuno che mi attacca, se li prende i danni. Vabbè, questa sì, è la Nevan di questo gioco. Cioè, ti mette barriere di proiettili esplosivi che sui magari minion piccoli fermano. Ah, puoi attivarle anche a comando. Ha senso solo nella sua mancanza di senso. Guardati di la rosa per fare effetto bello. It was my assumption that those demons would prove far inferior in the face of your tactics. You summon and kill. Summon and kill. I fail to see the logic here. Is Senate the price to pay for power? Humans. They are but stubborn and foolish. It takes a journey to hell for them to accept and praise their god. A fact that tickles Irony's judgment. And your judgments interest me not. For I am here to reclaim what is rightfully mine. That is what you seek. And that is why I wait in your path. You will fumble the opposition of my quest. Though I encourage for an opportunity to battle a being of such grand illusion as you is a sweet fortune. Ma sapete, a me la cosa più cazzo che mi fa ridere proprio dentro, cioè, non è che Dante si fa due domande. No, lui vede un tizio che sta a fare tipo Shakespeare con un teschio in mano. Ma sì, ma uniamoci. Ma che cazzo ce ne frega a noi?
Ah, bellissimo. No, sì, esatto, Dante gli dà corda, perché tanto dicendo fra un po' ti spacco in due, no? E me che cazzo me ne frega, un'ora dopo, sempre di meno, no? E basta. How can there be such a difference between us? You surrendered your humanity. Is that simple? But you are not human. So why am I inferior? You assume humans are weak. Okay, yeah, their bodies lack the physical ability of a demon. But humans possess something that demons don't. What? What is it that demons lack? Please, for the sake of my research, please tell me! No, 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 no! No! If you're gonna continue your research in the next world. No. Do your homework first. And the rest? Is silence. Cazzo gli devi di oro. Semplice e pulita. Da una parte continuo quando li batto a fare così così, perché io so semplicemente che in questo Devil May Cry ti puoi far colpire. Ma qua fossimo stati in Devil May Cry 3, la S col cazzo che uno se la prende così facilmente, eh. In Devil May Cry 3 non te devi fare neanche colpire. Quelli erano per me tutti errori madornali, che erano delle cazzate che potevo evitare. Che cosa hanno gli umani in più dei demoni? Le lacrime, la wallera, il coraggio, le patonzie, non lo so, non ne ho idea per adesso. Ero troppo eccitato dalla cutscene. I know this thing's a major cultural artifact. But it's bad for the community. You get it back? That's one sword. And one to go. Need some company? I think you better help the others. Try to get them as far away from here as possible. Got it. Tanto che bella l'estetica della Yamato, del fodero. Molto molto bella. Cazzo, però questo ti fa vedere quanto in realtà un'arma di Cristo nelle mani di un cristone fa delle porcate, eh. Porca puttana. Affronta il Salvatore? Stiamo andando così brutalmente? You destroyed the Hellgate. Yeah, it kinda tainted the view. So... You ready to fight now or what? You traveled this far to fight me. You could never touch the power of the Savior. Sounds like you're overcompensating. Besides, I didn't want you to get a creak in your neck for looking down at me. Silence! What would it take for you to alter your position? How about death? Ah!
So, you ready to eat your words? Do as you wish. Your attempts are futile. The true form must be inside. Looks like it's up to me to take care of ugly hair. Vabbè, punti deboli erano veramente quei medaglioni. Però, madonna, che belle ste cazzo di cutscene. Katana usata dal fratello di Dante serve per aprire e distruggere le porte dell'inferno. Ah, quindi effettivamente c'ho la katana Dark, perché stavo cercando quella doppia volta. L'ho notato dopo. La sua posa per entrare nella posa di Virgil è fare i capelli alti. Si alza i capelli. E che cosa fa? Usa la combo di Devil May Cry 3 di Virgil. Devo raggiungere in qualche modo i piedini. I piedini. No, ho fatto letteralmente il cazzo di giro. Ma rimane il problema. Io non so come toccarti i piedi. Va bene. E il parry l'abbiamo imparato. Ok. E fino a qua ci sono. Ok. Piedino? No? Questo è braccino. Mi serve piedino. Mi serve piedonghi. Il piedonghi sta lì. Eccolo qua. Ma fa anche un pezzo di merda. Un'ora per capire che dovevo toccare quella merda. Adesso mi serve quella sul petto. Quella sul petto, come ci arriviamo? Quella sul petto. Allora, questa è sulla schiena, innanzitutto. Corri. Pezzo di merda. Salve. Tutto bene? Parliamo del nostro signore. Ah, ma perché faccio danno a tutto? Mecca! Non l'ha preso. Gna. Va bene, rompe le piattaforme. Oh madonna, ma comunque i giapponesi con sta rottura di coglioni delle piattaforme ci sono fissati, eh. Se un boss gigante non rompe le piattaforme, non so contenti. Ah, perché quando gli togli il primo quartino puoi... Ma è una gimmiccona della madonna e basta. Ma davvero? Then you gotta take it out from the inside. Dove c'è nero? Time to wake up, kid! You're missing out on all the fun! Nero! Opportunity to save the world doesn't happen every day, you know. Savor it. This I will savor. Let's clean up this mess. Ecco perché ti mettono i minion in mezzo ai coglioni. Ti mettono i minion in mezzo ai coglioni per farti fare i punti stile. E una volta che hai fatto abbastanza punti stile, vai dritto. Perché io ci ho perso tempo. Ma in realtà è fagli quei 2-3 dannini. Gli togli un paio di tacche di vita. Si staggera, lo finisci. Dai, immagino, ripeto, in questa fight secondo me Pandora lo deflagra. Ma questa in realtà è una cazzata da fare a S-Star. Perché il tempo, appunto, tu una volta che capisci che è una gimmick di merda, togli quelle due barre e lo sciotti, lo deflagri. Pandora, quando è
staggerato ti dà una mano per finirlo, perché farà uno sbrego di danni. L'unica appunto è ammazzare quei due stronzi mentre stai a girare attorno. È soltanto noiosa, mettiamola così. Un peccato però, cioè peccato che mi metti una fight del genere. No no, ma infatti muoio perché sono stato un rincoglionito, Slayer. Ma è una cazzata. Io mi aspettavo chissà quale inciucio molto alla Devil May Cry 1 ci fosse. Colpiscilo fino a che non si staggera e poi lo devasti. Questa scala per il paradiso e l'inferno è controllata dal nostro sguardo fermo. Ah, c'è proprio uno sfrantumamento di Swalerongius. Giù. Andiamo, cucciolone. Bello, era tipo la boss rush di Devil May Cry 3. Cato bellissimo questa cosa, che se stai in Devil Trigger cambiano tutte le animazioni del Buster. Questa è una cosa che cazzo adoro. Vieni qua, cucciolina. Ah, vabbè, ma quindi, cioè, questo è il capitolo 19, la fight finale sarà il 20. Minchia, sta roba quanto ricorda il castello del primo, sempre. Talk about shaking things up in here. Hey, kid! You should see what I'm going through! Guess we're in the same boat then. Attenzione. Ah, madonna. Sono riuscito a fare subito la S sulla boss rush. Easy. We had originally intended Dante to form the Savior's Corps. Perhaps it would have been wise to adhere to that choice. Too late for regrets. Now release Kidia! Why oppose the order? I knew your faith was weak, but I always thought you served our wishes. Bad enough you lying about all this and trying to kill me. But what really pissed me off was using Kidia! What is that? Love. Look it up. Come on, kid, it's time to finish this. Wrapping things up on my end. Don't be too sure, boy. Although flawed, the power of the Savior is beyond that of which you can defeat. The Savior is coming! I sent a shooter! Usa la sparda per pararsi. Va bene, sei diventato un piccolo tumore. Vieni qua e non cagare il cazzo. E su. Dai. Ah, cucce, vai a fanculo. Scusate. M'ha preso. Non l'ho usata contro Virgil. Non la utilizzo contro Papa Francesco tumorifero. Ve lo dico, non la utilizzo contro Papa Francesco tarocco di merda. Che due coglioni, davvero. Perché non puoi snecciarlo. Ti devi avvicinare proprio a piedi e colpirlo per staggerarlo. Che due coglioni. E lo sapete qual è la cosa che a me mi sorprende? È che Devil May Cry hanno per tutto il gioco sempre roba altissima, delle fight bellissime, complesse, e poi è sempre il boss finale che è il più stronzo. È quella la cosa che a me mi fa tristezza, perché tu c'hai il primo bellissimo, poi c'hai quel fight con quella statua di merda che è bello di concetto. Dici però porca puttana, hai fatto un po' nick nick. Il 2 lasciamolo perdere, forse è l'unico che nel finale c'ha un attimo, no, dici la cosa, lasciamolo perdere. Il 3 idem, tu boh, ti incontri quel cazzo di prolasso uscito male viola, e qua idem. Cioè ti mettono sti boss, che madonna, che fastidio. Sono proprio fastidio, perché questo è un input reading della madonna, dove tu devi letteralmente obbeitare
Kaitarlo o Kaitarlo e compagnia. Per me il boss finale del 3, intendo quella merda di Arkham, Virgil è l'apice. Cioè, quello è il fatto, è una fight, è un capiscilo e menagli, Dio Cristo. Never could take those legends too literally. But I do know that Sparta had a heart. A heart that could love another person. A human. And that is what you lack. This time I will save you. Just hold on. Don't move or I'll... It's over. Took your time. What? You looking for an apology? Well, how long am I gonna have to wait for it? This guy just doesn't let it go. This is where it started. And this is where it'll end. On my hand. All right, then. Go finish it, kid. Wait for me. You know, God, I always hated that you made my arm like this. But now with it, I can destroy this thing. Who would have thought? Now I know. This hand was made for sending gods like you back to hell! And now... Guess I should thank you. But that'd be out of character. Maybe you should just throw an insult my way instead. Yeah, that sounds better.
Still, I owe you. Ah, don't sweat it. I had my reasons for helping. Take care of yourself. Wait. You forgot this. Keep it. What? I thought this meant a lot to you. That's the only kind of gift worth giving. I want to entrust it to you, so I am. What you do from here is your call. Hey, Dante. Will we meet again? Demon, and not a human anymore. Is this what you want? Nero, you're you, and it's you I want to be with. I don't know anyone who is as human as you are. Like they're determined to interrupt. Guess that kiss is gonna have to wait. It's all right. I'll wait. Thanks. Let's rock! Sembra più che spara a noi, però. Perché stavamo lì. Sembra tantissima come cosa. Non posso muovermi, no? Dovrei potermi muovere verso di lei. Kiri, mi sa che niente bacetto. Cazzi tua. E non si muove, raga. Che cazzo mi devo dire? Avvicinati tu, per favore. C'è un problema con gli input qui. Venghi lei. Si guardano intensamente. Vai là. Oh, si è avvicinato da solo. Tacci tua. Date questo bacetto, su! E figli maschi, dai! Questa cosa c'ha il copyright. E dai sto bacetto, su! Non niente bacetto. Vabbè, il bacetto solo se la sopproteggi. È offesa, sì. Ma rimane il fatto, in tutto questo, Lady, come cazzo è? Si nota che Kiri ci ha avuto tanta roba tagliata, perché sembra veramente una ragazzetta così, no? Avevo fatto la chiappa demoni, figlio di Sparda, insomma, ho fatto cose. Ho cominciato a fare anche la Dante Must Die. Andiamo con il nostro caro Veggie, ce lo giochiamo a figlio di Sparda? Quanto me la sento calda? Vabbè, dai, al massimo la abbassiamo, figlio di Sparda. Quindi questo è prima della trama che noi giochiamo, 15 anni fa. The Order of the Sword, huh? They worship a demon as a god. Yeah.
Just what are your true intentions? Vabbè, stessa farina. Attenzione, la mamma di Nero. Bonnie che può essere davvero, eh. Che tra l'altro una cosa di cui non ho parlato è: ho adorato questa modalità di gioco perché cambia tutto, raga. La difficoltà leggermente aumentata cambia totalmente il positioning dei nemici. Cioè ti mettono fin dall'inizio tutti i mostri, il blitz è molto più presente, è una cosa che ho adorato. Ah sì, è vero, ci stiamo affrontando, scusa, me l'ero dimenticato. Perdonami. Maduro. Ah, ma tanto mi sono dimenticato una cosa, porca puttana, è vero. C'ho le altre cazzo di armi. Mi ero dimenticato con tutte le altre armi, è vero, porca troia. Oh, Cristo Dio. Quindi io faccio questa cosa e tengo premuto. Oh, basta fa... No, basta farlo una volta. Oh! Ok! Posso teletrasportarmi mantenendo la combo. Allora, proviamo un attimo a mischiare anche le situazioni. Madonna. È bello come io ogni volta che iniziamo qualsiasi roba sto costantemente orgasmando. Perché penso sempre al potenziale che hanno questi personaggi. Posso farlo anche mid volo, sì. Salve. Madonna, queste me le ricordo. Questa è proprio memoria muscolare del 3. Qua invece ci sono subito le lucertolone. A sta difficoltà. Ah, ok, finisce sta combo del cazzo. Ho capito un attimo. Un po' tanto lunga. Gna 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 gna. Salve. Gna 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 gna. Va bene, questa è la macina punti, ok? Va bene. Ah, ma io è vero, è il Devil Trigger. Me l'ero dimenticata perché sei così fo... Adoro. Adoro. Madonna Virgil. In Devil Trigger sei ancora più un toro. Forse tenendo premuto possono esplodere. Cosa mi è piaciuta, dai. Però ogni tanto scopro combo. Perché effettivamente questa è la cosa di quando tu ti potenzi il personaggio al massimo senza aver fatto piano piano le combo. E quindi ogni tanto vedi una roba, fai ah, ma tipo questa può fare, può fare uno stinger in volo. E se invece non fai niente fa sta roba. Ha una sorta di stinger aereo. Non va avanti, per carità. Però puoi utilizzarlo magari per mandare a fanculo qualcuno. Quando dicevo che Dante non sa usare la Yamato, vabbè, ma ci sta, giustamente non è la sua. Diciamo che Dante la usa per menate forte. È tipo Zaraki Kenpachi di Bleach. Ti mena con sto pezzo di ferro. E stop. Demo si diveggi perché non ha mai potuto usare la Yamato. Tuttavia si complimenta con se stesso che le sue mediazioni siano efficaci. Praticamente è parlato solo vedendo il fratello. Beh sì, cioè mi dici, io faccio quello che fa lui. Qualcosa uscirà fuori. Ma ripeto, cioè io immagino che là Virgil l'altro che tagliava il pilone per evocare le persone. Sprecato. Minchia, l'ho calcolata veramente al millimetro quella cazzo di roba. Questo mi immagino una persona che ha problemi di epilessia, madonna, gli tagli... Oh, qua la differenza non sono gli spari, sono il numero di tagli.
Ok. Oh, eccolo il signorino. Ero sbagliato, sì, ma va bene, recuperiamo, recuperiamo. Intanto devo stare attento a sta cazzo di combo, perché mi mette scoperto, mi lascia. Esiste una meccanica nascosta chiamata Just Frame Flash Strike, che permette di infliggere più danni rispetto a un attacco caricato normale. Questa tecnica consiste nel rilasciare il tasto d'attacco quando Gilgamesh mette un bagliore. Ah beh, ok, rilascio perfetto. Se si riesce nell'impresa, Dante rilascerà un colpo che metterà un forte luce, un suono differente rispetto a quando si sfera un attacco caricato normalmente, infliggendo così moltissimi danni, più danni al nemico. Questa meccanica funziona anche come Virgil. Quant'è? Un secondo e mezzo? Meno. Era questo. Sì, va molto più veloce. M'adoro! Ma figata! Perché così tu ti ricordi nella memoria muscolare il tempismo e eviti di stare un'ora così. O forse era il secondo. Ce l'ha pure questo caricato caricato. Adoro. Ma che belle ste robe. Beh, immagino, perché sono quelle mosse giustamente che hanno un motion value molto molto basso. E quindi... o alto, non mi ricordo mai com'è. E quindi giustamente fanno fare molto più danno, perché tu rimani tanto tanto tempo scoperto. Bella come roba. E tra l'altro io mo ho parlato di motion value per fare anche tutorial base. Sapete Monster Hunter, perché lo spadone fa tremendamente più male, anche se magari di statistica fa lo stesso danno di un'altra arma, di una katana? Perché col fatto che c'ha le animazioni molto 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 più lunghe, aumenta il danno. C'è un piccolo modificatore, un piccolo moltiplicatore, col fatto che sei molto più scoperto, molto più lento e tutto quanto, che ti aumenta i danni. Quindi giustamente il gioco, visto che io devo stare un'ora a fare questa cosa, dice diamogli un po' di danno extra. Che bello sempre entrare in ste cose quando entri così a fondo nel gioco. E tanto poi queste sono robe che il gioco mica te spiega. Tu vedi un belluccichino, dici ah, vediamo se faccio qualche danno extra, e poi scopri che effettivamente ci sta proprio il perfect perfect release. No, ma ha preso. E devi trigger. Che bella sta cosa, ma quella scoperta. Sta cosa che l'ho scoperta adesso è molto figa, non ci avevo mai pensato. No! Ovviamente era calcolato per la concentrazione. Ovviamente era calcolato parte 2. Virgil! Mono! Porca puttana! Eh? Eh? Che culo questa è tutta bravura, ragazzi. Allora, domanda, ma quando fai il flash con la katana è un momento per utilizzare tipo il judgment cut? Eccolo. Ma è bellissimo. Ma io le adoro tutte queste cazzo di meccaniche col tempismo. Però queste soffrono tutte del frame rate. C'è poco da dire, queste soffrono tutte del frame rate, l'ho fatti i test. Madonna che bella sta roba. E adesso mi manca da capire che cazzo fa la concentrazione, però. Credo renda più letale il Judgment Cut. A sto punto, visto che praticamente ha la Yamato de Virgil e gira all'attorno. Eh sì, ognuno di sti flash è un judgment cut. Ma porca puttana,
Sì, ma che bella sta roba, però cazzo. Però stavo dicendo, vedi, mi dispiace che non facciano dei piccoli lavori a livello proprio di frame rate. Mi dispiace che tutti sti hack slash che hanno queste meccaniche molto precise non li aggiornano per i frame rate più alti. Capisco che non ti puoi mettere a fare per ogni frame rate, cioè non è che tu nel 2000 e che cacchio ne so, quando c'era Devil May Cry 3, potevi pensare, boh, avremmo raggiunto i 240 frame. Però questa è una cosa che ho testato anche con l'Exceed, con il Max Act in realtà. E veramente vengono ridotte di tantissimo le finestre. Lo dice anche Virgil, non so se lo dice al nemico, però sembra quasi che lo dice anche al player. Too late. Too late. Ho fatto infatti questi test. L'ho fatti e mi ricordo infatti che sta qualche live fa con Nero. Mi feci vedere come il Max Act entrava molto più facilmente in a 60 piuttosto che altre robe. Perché là poi si entra non tanto nel tuo tempismo, è proprio una questione di come viene inserito l'input all'interno del gioco, con la questione dei FPS e tutto quanto. È proprio quella la roba, è che è una tempistica diventa talmente tanto piccola la finestra che o la prendi frame perfect appunto o non la prendi, perché tu più vai a raddoppiare più dall'altra parte se va a dimezzare. Il vero nemico di Virgil, i cazzo di muretti dei giardinetti, è qualcosa. Non ce la fa superarlo quel muretto di merda. Non te ne andate là, che poi se te tolgo sto cazzo di mantello te lo ripigli perché stai fuori dall'arena. Tacci tu, hai da chi t'ha creato, mortacci. Perdonate, veramente l'ictus mi fanno venire sti cazzo di nemici. Quindi io adesso mi devo fare quel bagarozzo gigante con un HP. In tutta la Devil May Cry saga una me la posso abbonare, no? Vabbè, non c'era bisogno. Potevo pure essermela risparmiata. Ho fatto la pussy, lo ammetto. Ho fatto la pussy pussy. L'altra volta sto. Ah, perché adesso c'è lui che si innamora della mamma de Nero. Te prego, sarebbe bellissimo. Cioè, si innamora. Tocca anche capirla sta cosa. Through our strength we'll make a better day. Tomorrow we shall never surrender. Well, I can't exactly call them misguided. But soon they shall know this devil's power. A power greater than they ever imagined. The power of a son of Sparta.
Cioè, lui letteralmente si è andato a fare un giretto. E stop. Ha compreso del padre perché avrà letto, avrà spippolato. Veramente, neanche una cutscene. Allora, però, David McRae, tu continui a farmi incazzare. Però che puttanata, dai. Io pensavo che mi dessero qualche info, magari che se dico... Cioè, mi fai la cutscene iniziale dove mi dici 15 anni prima e poi non mi ampli. Cioè, a sto punto preferivo che tu mi dicevi, guarda, te facciamo usaveggi perché ti facciamo... Cioè, è un personaggio, stop. Lady, tu che cosa sapevi fare? C'è la doppietta più forte del Far West. Anche se continuo a dirlo, a me l'estetica del 3 piace molto di più. A parte che gli hanno tolto la cicatrice sul naso, e questo per me è sacrilegio. Onesto. Poi lascia via, le lancia a fanculo le pistole, dice, ma grande, che cazzo me ne frega. Madonna, ma adoro. Sì, questo li porta in volo. Come lo fai il doppio salto? Stronzo anch'io. C'ho un bazooka pure io, che cazzo voglio. Posso fare questo. Ah, perché poi li risbatte pure per terra. Non solo. No, tu chi hai mirato? Che bella sta roba. Questo? La mia retine. Vabbè, non c'è bisogno. È vero che può caricarle tutte. Questa è una roba che mi dimentico. Però tra l'altro si vede dalla barra sopra. Comunque. Ah, e tra l'altro poi la tiene anche carica. Ma è sbroccata. È letteralmente sbroccata. Cioè, scusa, no, ma tu potevi fare qualcosa di bellissimo. Time to go to work. Oh, zitto. Più tardi faccio i piatti, va bene. Dammi un attimo, eh. Un attimo. Virgil e Nero con i combo. Dante, arriva Lady. Colpo. Pompa fortissimo. Spezzi che c'è una cosa per lei. So di merda. Virgil, sarai anche veloce, ma guarda questo fucile a pompa di livello 3 caricato adesso. Che cosa ti fa dietro la testa, fortissima. Oh Cristo, Dio, puoi alzare anche questi. Spezzi, resista. Fanculo, pezzo di merda. Lo sapevo che potevo farla sta cazzata. Perché giustamente se viene trattato come un Devil Trigger puoi fare delle porcate. Aspetti. Non ho idea di cosa ho appena fatto. No, che bello che è l'elettricità. Ha un gameplay simile a Bayonetta, se ci pensi. Sì, perché... ha questa per delle robe e questa per un altro. Tanto sta sempre con questo tacchetto alzato. La perculata. As if. Queste sono bellissime come cose. Fa finta di fare gloria. Ma qua riconosco delle cose. Guarda che spaccata, sì. Però perché lei dovrebbe essere l'hard mode, domanda? C'è anche questo, il perfect release. Lei mi sembra molto complessa nelle sue cose. Bellissimamente complessa. Poi guardala come cammina, madonna, quanto sgargiulla, Dio Cristo. Ha una mossa che può portare a sé i nemici, perché la stavo cercando nel... forse è questa, beh. Sono sempre stato in Devil Trigger, non lo sapevo, ragazzi. Cioè, per il Devil Trigger se mette gli occhiali? C'è la lore che quando va in Devil Trigger gli occhi diventano demoniaci e quindi... Boh, gli fa schifo sta cosa o è per il glamour? Porti anche questi a te. Ok. Madonna. Che cazzo di potenziale c'hai, soprattutto con questa cosa? Quanto stanni?
sta cosa degli occhiali, guarda quanto non è... non c'è senso. Ma piuttosto, ma falla trasformare in gloria, no? Se vuoi fare la memata. Yeah.